ha schiacciato cose a caso. Allora, mi devo un attimo ricordare i comandi, perché devo usare le freccette qui. Pochissime robe devo usare, in realtà. E ci eravamo lasciati con questo tipello qui. Un pescatore, va bene, che vuole pescare nel ghiaccio. Cristiano Sonic spara un nome random così all'improvviso. Belardo, il nome del mio personaggio. Oh, e voi direte, ma scusa, mandi il tuo starter fuoco contro un Pokémon acqua. Intanto è Magikarp, quindi non conta. Ma in secondo luogo il tipo suono è super efficace sull'acqua. Tac. E Magikarp va giù. Quanto costa il gioco? È gratis. Come le sub, gratis con Prime Gaming. Quindi abbonatevi. Cos'è che sta mandando? Corpish. Si chiamava così sto Pokémon? Manco me lo ricordavo. No, ma porca... Ho selezionato quello sbagliato. Ma no, Brasciere. Lo so anch'io che non è molto efficace. E che palle. Vabbè, dai, non mi ha fatto un granché. Diciamoci la verità. Vocalizzo. Aragosta arrosto? Buona. Ci starebbe una bella aragosta per Natale. Belardo ha avuto la meglio su pescatore pasqualino. Grande bro. Lui l'abbiamo già sfidato. Devo andare di qua. Quindi prima guardiamo cosa c'è qui. C'è una tipa e un oggetto dietro le rocce. Quindi andiamo a vedere. No, quello che non mi piace. Questo è un Pokémon nuovo che non l'ho neanche catturato. Però lui è folletto ed è debole al suono. A posto. Esperienza easy. Ma no, non lo prendo, ragazzi. Ma perché dovrei? Vai. Usa il potere. Holotrapinch. Hai trovato Baccaperina. Non so perché mi fa ridere il nome Perina. Va bene, Yamin. C'era quel Pokémon di ghiaccio che non ricordo come si chiama esattamente. Il cagnolino. Credo sia di ghiaccio, perlomeno. Che avrei tanto voluto, ma spona solo di giorno. Che freddo, lottiamo. Vai. Certo che se stai in t-shirt nella neve, anche tu, Alex, giramondo. Che dire. Ma anche tu ce l'hai questo cosino. Era normale ghiaccio? Normale ghiaccio non mi fa proprio impazzire, però. GG, bravissimo. Io sono un grande allenatore di Pokémon. Di solito mando sempre il mio starter e gli faccio tirare giù tutti. Basta. Robby, lo so, abbiamo visto prima. Beh, originale il tipo comunque. F. F per te. Mi raccomando, niente spoiler in chat. Trishout vorrebbe imparare il Rogodenti, ma non può conoscere. Ok, vai, Silvia, facciamo imparare che Rogodenti ci sta. Grazie Kaizen, bentornato. Allora, Rogodenti 65, può anche scottare e far tentennare. Potrei semplicemente togliere Brasciere, in realtà.
Allora, gridolotta prima o poi lo levo. Quindi inizio a togliere questo. Più che altro per una questione di PP. Ok, qua abbiamo già visto. Ma io la voglio sfidare, ma si fermi? Santo cielo. Oh, Franceschino. Vai, Franceschi. Ha un Pokémon solo, vediamo. Spheal. Lui, essendo acqua-ghiaccio, o ghiaccio-acqua, mi credo acqua-ghiaccio, comunque è debole a suono. Praticamente ogni Pokémon uso vocalizzo e lo spacco. Vabbè, ruggito. Allora, scusami, hai ragione tu. Vai. Ripperoni, Spheal, ripperoni. Adesso la squadra riceve esperienza, top. Allora, qui ci possiamo curare, però direi che al momento non ce n'è bisogno. Mentre qua... Ma ci sono altri allenatori ancora? Mazza. Mega Ball. Ottimo. Eri tu a fissarmi per tutto questo tempo? Ma non è vero? Mi dissocio. Non sono uno stalker. Allora, su che tipi è efficace? Il suono o l'oltre l'acqua? Qua mi dovete aiutare voi. Ghiaccio? No. Acqua. Folletto. E? Ce n'è un terzo su cui è super efficace. Acqua, folletto. Volante. Acqua, folletto, volante. Devo capire bene anche il senso per ricordarmelo. Non chiamiamo Pokémon. Tipo che il suono si diffonde facilmente nell'acqua e nell'etere, quindi nell'aria volante, e quindi è super efficace. Però perché folletto? Perché folletto? Boh, non so. Vabbè, per lo starter d'erba che è... Ok. È mezzo folletto, però sì, non... cioè rimane il problema. Tipo, lui sarà acqua volante. Quindi è 4 per l'attacco, giusto? È un pesce che vola, quindi è acqua volante, immagino. Kidun. Lui è solo volante? Vabbè, comunque sia. È un tipo interessante. Allora, borsa. Pozioncina. Questo è il primo percorso serio davvero che stiamo facendo, perché è molto lungo rispetto agli altri. Dopo, se ti ricordi, vendi il pezzo stella. Ma, boh, perché venderlo? Se, cioè, ce l'ho, lo tengo lì. Poi quando mi serve lo vendo. Teddy Ursa. Teddy Ursa è normale. Rogo denti, magari tentenna, vediamo. Non ha tentennato, merda.
Non ha nessun utilizzo. Certo che ha un utilizzo. Se lo posso vendere, è come dire che ho dei soldi da parte che incasso quando voglio, no? È inutile che tengo tutti i pochi dollari nel personaggio, che poi magari perdendo me li rubano. Di sicuro se perdo non posso droppare polvostella o quello che è, in quel senso. La traversata fino al monte è impervia, ma una lotta mi scalderà a dovere. Vai. Fanno sul serio qua, eh? Ma... ah, Melodias, avevo letto Meliodas. Cos'è questo coso? Coincoln? Oddio, cos'è? È un maialone con i baffi e il ciuffettino strano. E quindi? Che sarà? Mi sa o di tipo normale, o lotta, o psico, o folletto, o cose così. Proviamo un vocalizzo, vediamo. Brutto colpo, ok, però non era super efficace. Quindi non è folletto, non è psico, perché mi pare che psico fosse... che sia super efficace sul suono. Normale. Godenti, vai. Grazie Ken, bentornato. No, sbadiglio, no. Non farmi assopire. Dai. Ma lui è davvero brutto come Pokémon. Stranissimo. Però che figata, che si va in giro e non so cosa mi aspetta. Allora, adesso cambiamo perché Trishout si dovrebbe addormentare, quindi inutile. Ecco appunto. Cambiamo direttamente Pokémon. Noibat. Noibat, dimmi che l'hanno fatto suono drago, ti prego. Dimmi che è vero. Però a questo punto... non devo mandare Sharpedo. Non posso mandare Shockbird. Chi li mando? Boh. Yamin. Pesa. Non ho attacchi super efficaci. Lascio lui. Via. Chi se ne frega. Massimo, ci andiamo a curare. Almeno si sveglia un po'. Svegliati! Svegliati! Pelandrone. Raffica. Poco efficace, perché io sono suono ed è un attacco volante. Grazie Giacomo. Settimana scorsa ho platinato anche Bloodborne. Nel rosicare perché ancora non posso giocare a Demon Souls, sarei tentato di prendere la trilogia dei Dark Souls. Credo già di sapere la risposta, ma me la consiglieresti? Sì. Sì. Assolutamente. Oppure Sekiro. Potresti anche, se non c'è ancora giocato, prendi Sekiro. Sei svegliato, Trishout? No. Dai, adesso basta, ti svegli. Oh, bravo, vai. Rogodenti. Bomba, mamma mia. Non è molto efficace, tra l'altro, è vero. Però ha brutto colpo shottato. Bravo. Mi sei piaciuto. Dovevi scaldarmi, invece mi hai proprio squagliato. Poi col mio Pokémon di fuoco, puoi dirlo forte. Dai, usiamo sta super pozza e via, su. E via. No, no, ce ne sono un botto di allenatori, raga, non finiamo più. Voglio arrivare alla prossima città, voglio fare le cose.
Ecco, diciamo che una cosa che apprezzo di Pokémon Spada e Scudo è la facilità dei percorsi dal punto di vista degli allenatori. Cioè, non rimani bloccato troppo. Però Roggenrola, mettiamo male, io gli faccio una sostituzione qua. Con il buon Sharpie. Vai Sharpie, tocca a te. Va, Levito Roccia. Queste tattiche da lead del competitive. Ovvero una delle due tattiche che so usare e basta. Mettere Levito Roccia o file punte. Grazie al primo Pokémon. Va bene. Yamin cambia. E con Yamin si manda Yamin, palese. Ti spacchiamo tantissimo. C'hai 6 livelli in meno, cos'è? Palmoforza. Proviamo Palmoforza, dai. Vai. Bruciapelo. Tentenna, ovviamente. Ovviamente. Ancora. Mamma mia. Eds. Very Eds. E anche questa è andata. Bravo Yamin. Mi dispiacerà quando ti scaricherò nel box, ti devo dire la verità. Allora, privazione, vediamo. Privazione, non ho idea di cosa sia. Mossa buio, fa cadere lo strumento del bersaglio impedendone l'uso. La potenza aumenta se questi hanno strumento, appunto. Beh, io potrei dirti che togliamo botta. Che comunque una mossa buio può far comodo. Al di là dell'effetto. Che si verificherà tipo mai. Dai, che tu sei l'ultima. Umberta. Fluffy. Allora, Fluffy è elettro, è super efficace sul suono, quindi devo cambiare. Shit. Arturo, grazie per la sub intanto, benvenuto. Sub gratuita con Prime Gaming. Bravo. Allora, lui è elettro, gli mandiamo Yamin. Mi sa. Vuoi o non vuoi, Yamin c'entra sempre. Allora, andiamo di Palmoforza. Merda. Paralizzato potrebbe non agire. E invece ce la fa, bravissimo. Vai. Bomba. Fluffy avversario è paralizzato? Palmoforza può paralizzare? O ha un'abilità Yamin che tipo gli passa il suo stato? Che è successo? Bruciapelo non funziona se lo uso ora. Voglio provare. Fallisce, ok. Posso usarlo solo al primo turno. Scusa Yamin, lo so. Era un esperimento così. Ma come vedi ce l'hai fatta lo stesso. Sei stato bravo. Raga, per l'ultima cazzo di volta non fate spoiler sul gioco. Io sono arrivato qui, non so cosa ci sia più avanti. Chi spoilerà, anche se siete sub,
viene allontanato dalla chat. Smettetela. Grazie. L'avete già giocato tutto? Se lo volete vedere, lo guardate in silenzio. Se no, non lo guardate, se lo già lo conoscete. Allora, arrivati qui, noto un volto familiare. Quella sorta di maschera la vedemmo quando il padre del protagonista è stato attaccato da questo tizio, il suo Pokémon. O un tizio del suo gruppo, potrebbe essere il team malvagio. Padre che è scomparso. Non osare fare il finto tonto con me. Sputa il roppo. Rospo. Il roppo. Bzz. Io non ne so nulla, lo giuro. Stupido quattr'occhi. Sei inutile quanto questo orecchino. Fuori dai piedi, umano. Ma come umano? Cosa ha gettato via quel brutto ceffo? Sei un allenatore, mi sbaglio? Quel tipo ha perso quest'affare. Non saprei che farci, tienilo pure tu. Vabbè, così. Tanto. Strano orecchino. Dove sei, Vegeta? Facciamo la fusione. Ma sai che ricorda molto quella cosa lì? Ora che quel piantagrane se n'è andato, me ne torno al lavoro. Comunque, ciao, eh. Grazie di tutto. Strano orecchino, vediamo che cos'è. È questo? No, non ce l'ho. Ah, eccolo. Misterioso orecchino perso da una recluta di Mansion. Non sembra avere alcuna utilità. Quindi il team malvagio viene da un'altra dimensione? Potrebbe essere una sorta di trama alla ultra pattuglia. Guarda qui. Stupidi rottami, alzate i tacchi e andatevene dal campus. Ragazzina, cosa credi di fare da sola contro il temibile Team Dimension? Attenzione. Ehi, sei un allenatore per caso? Grazie Pomzone, bentornato. Avrei bisogno di una mano per conciare per le feste questi due. Se uniamo le forze possiamo batterli in un istante. Che ne dici? Ovvio, andiamo. Bello. Bello su sto team. Ma che figo il logo, l'outfit. Recluta Dimension 201 vuole lottare. Sneasel. Ottimo, direi. C'è una statua di Granbull dietro. Sneasel, mi spiace ma vocalizzo easy. È tipo un ninja. Un ninja spaziale. Un ninja cyberpunk, non so. Ok, perfetto. Sapremo andare in campo. Blingrim. No. Ah, è quello, credo, di ghiaccio. Vocalizzo. Grazie Peppo per i 3 mesi, bentornato. Trishout in questa fase di gioco è dannatamente OP. Rapigiro, avevo letto raggiro per qualche motivo. Vai, bravo Trishout. Abbiamo livellato bene comunque. 1040 pochi dollari. Ricchi questi. Avete vinto, ma non toglieremo le tende dal campus tanto facilmente. Haha, loser. Grazie tanti dell'aiuto. Che strano modo di conoscerti. Conoscersi questo. Piacere, io sono Alice. E lei è la mia cara amica Pikachu. Un Pikachu rosa. Come puoi notare, non è un Pikachu di quelli che siamo abituati a vedere. Studiosi sostengono che provenga da un altro mondo. Incredibile, vero? Si dice che sia impossibile instaurare un rapporto d'amicizia con questi Pokémon.
ma il discorso non vale per me e la mia amata Pikachu. Noi siamo come sorelle. È un Pokémon X, quindi. Perdona le mie manie di protagonista. Mo, come ti chiami? Bilardo, e se la ride. Oh, è un nome bellissimo. Piacere di conoscerti. Come dici? Chi erano quei tizi strambi? Vedi, ero venuta qui per far visita l'immensa... per visitare l'immensa biblioteca che ospita il campus Ariepoli. Ma sembra che il team Dimension lo abbia assediato da capo a piedi. Numerosi studenti del campus sono tenuti prigionieri da quei tali. È terribile, mi vengono i brividi a pensarci. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Starò alle costole di quei due, tu occupati degli altri qui al campus. Comunque mi ha fatto piacere lottare al tuo fianco. Non capita tutti i giorni. Cuoricino. Vabbè, Belardo che rimorchia Ez. Prima di continuare, volevo provare a fare la tryhardata. E cambiare l'ora sul PC. Di giorno è un'altra cosa, comunque. Dai, basta giocare di notte. Bellino, tutto bello colorato. Ci sono le reclute di questi qua ovunque. Quindi questo è un campus universitario. Dalle mie parti non ci sono città studio del genere. Bello. Zone of Limits, ovviamente. I sergenti stanno cercando qualcosa di grosso in questo campus. Non ce ne andremo finché non l'avremo ottenuto. Off Limits. Immagino. E tu? Joyce. Qui al campus mi conoscono tutti come infermiera Joyce. Lascio indovinare a te il motivo. Se i tuoi Pokémon hanno bisogno di cure, non esitare a chiedermi una mano. Va bene, aiutami. Non è tipo cittare, se voglio farvi vedere il gioco di giorno. Non cambia niente, ragazzi. Comunque, qua c'era la cura a pagamento. Pensa se avessi speso i soldi per poi scoprire che qua mi curava gratis. LOL. Tu... l'idea di essere un rompipalle. Sparisci se non vuoi fare una brutta fine. Non ho letto. Quel tipo laggiù è così misterioso. Guarda come si finisce a poltrire per tutta la vita. Ma da lunedì cambia tutto. Ma Bardo sta qui. Che cazzo sta facendo? Boh, vabbè. Gli umani devono stare alla larga dalla biblioteca. Ordine dei sergenti. Dice N8M. Quindi Nottom. Grazie per i bits, Eren Senpai. Grazie Cioschetto, grazie per la bittata. Pupillion. Pupillon. Allora, non si distinguono le I e le L con questo... questo font. Pupillon. Pupillo. Cosa c'è scritto? Boh. Che Pokémon è? Soprattutto sarà un Pokémon buio o fantasma? Non so. Mi ispira a Rogodenti. Vediamo. Uff. Vabbè, è stato bello comunque. Siamo un po' overlivellati, eh? Altro che. Devo assolutamente dare il segnale alle altre reclute. Se i sergenti venissero a sapere della mia sconfitta, mi rottamerebbero. Sono dei robot? Sono dei robot, quindi? Figo. Questo è il mini Pokémon Market del campus. Mi fa ridere che lui è tutto contento mentre stanno rapendo delle persone. Allora, va bene, dai, comunque ci compriamo delle pozioni. Sì, dai. Dammi 3 pozioncine. Tattiche. Però, se non sono tattiche, no, eh. Però, aspetta un po'. Il super repellente. Comunque, a me schifo non fa. Prendiamo 4 per i usi futuri.
La recluta N8M è arrivata da me frignando come un cucciolo di umano. Diceva di essere stata sconfitta da un umano. Non sarai mica tu? No, tranquillo, ma che figurati. Ok, allora, credo che... Non posso inculare la bici. Peccato. Mille. Tutta questa strada incredibile. E poi c'è una panchina. Beh, qua non mi faranno entrare e basta. Esatto. Devo andare qui comunque per forza. Dove credi di andare, umano? I sergenti non vogliono guastafeste tra i piedi. Ma lui si chiama 7-5G. È un'evoluzione del 5G. Sei sicuramente tu la causa del virus. Ah no, 76G. È perché lui viene dal futuro e quindi c'è già il 76G. Pensate quanto va veloce il 76G. Zubat. Loser. Ah no, aspetta. Lui ha cambiato... Vabbè, fa niente. No, non ha cambiato tipo. È ancora volante. A questo punto. Blingrim. Non cambiare Pokémon. Vai. Trishout. No, ho sbagliato attacco. È vero. Vabbè, fa niente. Lui è ghiaccio. Quindi lo posso tirare giù con tutti gli attacchi. Ez. Trishout OP. Ammasso di rottami. Non vorrei deludere i tuoi superiori. Dice 9 re. Non erano 7 re? Vai, 9 re. Grimer. Allora, per Grimer direi Rogodenti a caso. Fangosberla pesa però. Ma come, super efficace, mi ha tolto 6 punti vita? Appena. OP. È fottutamente OP sto Pokémon. Sneasel, vai. Sta canzoncina sotto ha un motivetto che nella parte precedente, che ricorda una canzone dei Daft Punk, credo. Credo ci sia una piccola città dei Daft Punk. Che loro hanno la maschera come i Daft Punk. Non è... È Around the World. Credo che non sia un caso. Mi sa che è voluta come cosa. Infatti i Daft Punk c'hanno sto diciamo personaggio che sono tipo dei robottoni mascherati. Nice. Abbiamo fallito, ma ci penseranno i sergenti a farti... Ho letto le palle, mi dissocio. Ed eccoci qui, nella biblioteca. Ovviamente adesso mi prenderanno tutti quanti. Maledetti. T13T. Manda Zubat. Ora che ho cambiato l'ora nel mio PC, non so più che ore sono, però. Questo problema non l'avevo calcolato. Sono le... sono le 11:20, teoricamente.
Kinkei. No, ma cosa cambia? Fai tutto tu. Oi Venoxy, grazie dei 3 mesi. Come va? Nel video di lunedì mi sono preso un infarto. Però cosa ho combinato, eh? Ho fatto un numero assurdo in quel video. Ma tutto molto bello, ma Rogodenti farà mai tentennare qualcuno? Livello 21. Tac. Ormai mi sembra palese che abbia un metodo di evoluzione strano che andremo a scoprire. Non ditemelo, grazie. Lo scopriremo in qualche momento. Errore, errore, ritirata. Ah. I turni saranno puniti. Preparati a sfidare il pupillo dei sergenti. Quindi dopo forse c'è il mega boss. Sì, dopo questa salvo. Ricordatemelo magari di nuovo poi. 56 e affondato. Blingrim. Vabbè, Ez. Vocalizzo Ez. Sì, c'è una cassa di MT e dopo andiamo a prenderla. Yes. A posto. Non avevo letto, Balordo ha avuto la meglio. Va bene. Bravo, vattene che apriamo la cassa. MT calmamente. Va bene. Adesso possiamo giocarci una piccola pozioncina. Dobbiamo fare un plauso per il menu dello zaino, che è dannatamente semplice. Davvero molto semplice. F per il mio Pokédex che è fermo a 5. Vabbè, allora, qua la cheat si è superata. Cioè, questi sono un bot di Daft Punk. Guarda là, B. È proprio quello che cercavamo, Roger. Sicuro A? A me sembra solo un mattone, Roger. Che domande fai, stupido rottame? Questo è un oggetto sacro che racchiude un potere sconfinato. Tra l'altro, sono guanti. Sto vedendo le mani, sono guanti. O sono effettivamente robot veri e propri, chissà. Ehi, ah, piante di interrompermi, non vedi che mi hanno notato? Oh, oh, a quanto pare abbiamo compagnia, Roger. È quello che cercavo di dirti, fratellone. Credo sia semplicemente un nostro fan, Roger. Vuoi un autografo, ragazzino? Facciamo in fretta, abbiamo da fare noi. Ehi, bastardo. Minchia, non ci si comporta così con gli ammiratori. Non hai imparato un tubo dai pezzi di Daddy? Roger. Cosa? Davvero non sai chi siamo? Visto A, lo dicevo io che non dovevamo perdere tempo con questo qui. Noi siamo il Du. Chiudi quella fogna, B. Sono io quello che fa le presentazioni. A di autorità. B come baldanza. A e B del Team Dimension con eleganza. Ma bellissime, sono bellissimi loro. Che succede qui? C'è una festa e non sono stato invitato. Io sono Claudio, il capo palestra. Boom! Claudio, mamma mia, ragazzi. Questo edificio, prima ancora di essere una biblioteca, è un luogo sacro. Lui è tipo il capitano della squadra di football, adesso li spacca tutti. Avete approfittato fin troppo della nostra pazienza e del nostro campus, e io non lo tollero. Evaporate subito. Grande Claudio, digliene 4 a questi buffoni. Go, go, Grambles, il nostro Claudio è il più tosto. E tu? Bei capelli. Vabbè, cioè è proprio il classico bulletto.
c'entri qualcosa in questa storia? Non ti ho mai visto qui al campus. Bah, non importa. Voi chi sareste, pagliacci? Se non filate con le buone, lo farete con le cattive. Guarda, fratellone, un altro umano che non ci conosce, Roger. Adesso ci penso io a questo biondino con la puzza sotto il naso. Ben detto, fratellone. Facciamoli fuori, senza... Quante volte devo ripeterti di non parlare a Vandera? Questa volta però devo darti ragione. Avete il coraggio di lottare contro di me? Pagliacci! Siete proprio in vena di scherzare. Distruggili, Claudio! Lui è tipo il suo braccio destro, il classico amichetto che non fa mai un cazzo e sta sempre all'ombra di quello fico. Alan. Fagli vedere chi comanda, Claudio. Marcus è l'altro, però un po' più serio, un po' più autonomo. Ehi, bei capelli, se proprio non vuoi toglierti di mezzo, fammi il favore di darmi una mano. In caso fossi in difficoltà, ci penserò io a farli tornare nel loro circo. Lascia che curi i tuoi Pokémon, questi due mi sembrano un po' troppi sicuri di sé. Vai. Bene, facciamoli neri. Mi dissocio dalla violenza, ovviamente. Duo sergenti Dimension, A e B vuole lottare. Ponyard e... Ponyard è shiny? Il fatto che abbia il nome giallo indica il fatto che è shiny? Trovo denti. E beh, io attacco lui, dai. Cresce pugno. È super efficace. L'attacco di Aluce alleato aumenta. Ma che cazzo è successo? Non ho capito. What? 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 Ma come, non è molto efficace? Ci ha shottati? Ma... ma sono... è scriptato? È tutto... è scriptatissimo. Quindi lui ha fatto tutto il bulletto e adesso le prendiamo malamente. Allora, acqua getto, mossa prioritaria. No, non gli faccio danno e loro shottano. Perfetto. Beh, easy così. Cittano. Vabbè, ho capito il senso. Possiamo smetterla o devo farmi arare per forza? Vai, falli tentennare con bruciapelo. Niente. Però no, l'ho fatto tentennare sì l'altro. Vabbè, tanto. Vabbè, mi hanno hackerato malissimo. Non ho più Pokémon in grado di lottare. Ha perso. Belardo ha perso contro i due sergenti. E gli cedo pure i soldi! Ma scusa, ma vedi, ma perché? Capo, stai bene? La luce del capo è stato sconfitto? Se dovesse usare l'altro Pokémon finirebbe per danneggiare anche la biblioteca. Tranquilli ragazzi, io e la luce siamo tutti interi. Questo ragazzo mi ha proprio salvato la pelle. Se non fosse stato per lui, quei Ponyard mi avrebbero sconfitto in un istante. E beh, ti hanno sconfitto in un istante. Ancora non chiudete quella bocca, eh? Tranquilli, ci pensiamo noi. Ponyard, fateli fuori. Beh. Fareste bene a ricordarvi di noi. Ma siete cattivissimi. Attenzione. Ragazzi, tutto bene. Cos'è stata quella scossa? Una luce di colore rosso avvolge Belardo. Il dì in cui la lastra sarà sottratta, un messia al fianco del suo sacro Pokémon risveglierà l'energia rossa facendosi baluardo della speranza. Che sia. Ero convinto non ci fosse nulla di vero, eppure
Questo vuol dire che? Ehi, bei capelli. Guarda nella tua borsa. Qualcosa brilla di un rosso vivo. Lo strano orecchino di Belardo incanala l'energia rossa della lastra terrestre. L'energia... Madonna, il rosso mi sta cercando però. Ha accelerato l'anello terrestre. Apri bene le orecchie, perché non lo ripeterò. Dai quell'anello al tuo Pokémon. Assegna l'anello terrestre al tuo Pokémon iniziale e posizione in testa alla scuola per continuare. Vai. Oddio. Mi sono un po' accecato, raga. Anello terrestre. Dai. Ah, c'è anche curati. Trishout ha cambiato forma? Guarda il tuo Pokémon. È riuscito a sfruttare l'energia della lastra terrestre per potenziarsi e cambiare forma. Non c'è dubbio, è l'evoluzione terrestre di cui parla la leggenda. Ma, dai, come fate ad essere ancora in piedi? Ponyard, fateli a fettine. Ma pensate... Ma che figone che è diventato. Ma adesso li spacchiamo malissimo, quindi. Inaspettato. E però anche lui ora gli fa il culo. Avete visto? Sempre metaforicamente parlando, ecco. Ma siamo una squadra fortissimi. Fagli un braciere tattico. Niente. Easy. Finito. Belardo ha avuto la meglio sul due sergenti. Errore. Belardo guadagna. Oh. Con gli interessi, cazzo. 4.590. Roger, Roger, non è possibile. Lo sapevo che non ci avresti deluso, capo. Go, go, Grambulls. Ma sono due macchiette loro. Senza il tuo aiuto non ce l'avrei mai fatta. Avremo perso, ma il nostro compito l'abbiamo portato a termine. Roger, bambocci. Ovviamente scappano. La razza sembra aver perso tutto il suo colore originario. Ho letto molti libri al riguardo, ma non credevo che dietro quelle storie ci fosse un fondo di verità. Tu hai ottenuto l'essenza stessa del pianeta Terra, il codice terrestre. Quell'energia contenuta nel tuo orecchino ha permesso al tuo Pokémon di evolversi. Inoltre la lastra si è tramutata in un anello. Senza quello probabilmente l'evoluzione non avviene, il tuo Pokémon rimane allo stadio base. Affascinante. Spero di rivedere questo potere in azione, magari nella sfida della mia palestra. Ci becchiamo, bei capelli. L'asta del colore purpureo, che si dice rappresenti il cuore del Pokémon protettore della Terra. Quindi è legata al leggendario, sta cosa. Oh, figo. Vediamo un attimo Trishout. Quindi lo starter... Al posto di... Di evolversi... Cambia forma alla fine. Questo lo devo tenere nell'inventario e basta. Quindi se io gli togliessi l'orecchino, cioè il coso lì, l'anello terrestre torna normale.
Ed è fighissimo come Pokémon. È un botto bello. Sì, adesso andiamo nel Pokédex. Come città che siamo arrivati a questa. È stato figo, mi è piaciuto sta cosa, bello. E la città è stata salvata. Ragazzi, io direi anche che noi possiamo salvare il gioco. 4 ore precise di gioco, tra l'altro. Con un po' di dispiacere lo continuiamo la prossima volta. Come avevo promesso, adesso cambiamo argomento.